Allora, abbiamo in collegamento Vincent Laurini dell'Empoli. Buongiorno Vincent. Buongiorno. Allora, Vincent, l'Empoli è reduce da due grandi prestazioni perché ha bloccato sul pareggio il Sassuolo e ha vinto il derby della Toscana contro il Livorno. Ecco, volevo sapere come state preparando questa partita con la Ternana. Perché sappiamo che la Ternana è una squadra molto forte sia dietro che davanti, quindi tutta la squadra stiamo preparando questa partita con molta attenzione. Ecco, nella gara d'andata si affrontavano due squadre molto diverse da quelle che sono ora, perché la Ternana non aveva mai vinto, anche l'Empoli era nei bassi fondi della classifica. Alla fine c'è stato un match abbastanza equilibrato dove l'Empoli ha colpito alcuni legni e poi alla fine ha vinto la Ternana. Ecco, volevo sapere se hai dei ricordi della gara d'andata e se il mister magari sta preparando questa partita anche alla luce di quella. Abbiamo preso tre pali e loro, la Ternana ha fatto tre occasioni, ha fatto due gol, ci ha punito subito, però è stata una bella partita e terremo conto degli errori che abbiamo fatto all'andata per la partita di sabato. Ecco, la Serie B è un campionato lunghissimo perché in tutto sono 42 giornate. Secondo te qual è stata la chiave di volta per l'Empoli? Perché effettivamente è passato da un rendimento davvero deficitario a un rendimento altissimo, ma è anche vero che avete campioni come Maccarone, come Tavano, come Saponara. Secondo te cosa è cambiato? Ecco. Ecco, in effetti questo che dici non solo è vero, ma anche per te personalmente credo che il rendimento sia migliorato partita dopo partita, tant'è vero che adesso non a caso ti intervistiamo perché sei considerato comunque uno dei difensori più interessanti della Serie B e non so se hai notato, ora anche per la crisi economica del calcio italiano, anche molte grandi squadre pescano proprio dalla cadetteria. Ecco, volevo un tuo parere su questo momento. Ecco, ora una mia curiosità personale. Comunque tu, se non erro, sei francese, però comunque il tuo nome denota anche forse delle origini italiane. Volevo sapere se hai mai giocato con delle rappresentative giovanili di qualche nazione. Certo. Di Gubbio in Umbria, su tutti i zii, ho i miei nonni di Gubbio e per quello che anche l'italiano lo so già un po' meglio, diciamo sono da 5 anni in Italia e lo so bene. Ok, prima mi hai un po' anticipato perché una delle domande che facciamo a tutti i ragazzi che intervistiamo è questa, se conoscono qualche calciatore della Ternana e se appunto lo toglierebbero perché lo ritengono particolarmente forte. Che sono nel calcio professionista.
agonistico, anche in Lega Pro, ho giocato contro lui 3 anni di fila e mi ha sempre impressionato. Un ragazzo fortissimo che ha gamba, che ha tecnica, che in fase difensiva è forte. Se togliere uno, toglierei lui. Che comunque reduce dalla Coppa d'Africa, e tra l'altro c'è anche un discorso su una sua squalifica da. Qualificazione ho letto anch'io. Sì, quindi è in dubbio, diciamo, per la partita. Sì, Ecco. speriamo per noi, però per lo spettacolo speriamo che ci sia anche lui. Appunto. Poi volevo focalizzare un attimo l'attenzione invece sul campionato di Serie B. Volevo che tu mi indicassi, secondo te, i tre difensori più forti della categoria, naturalmente escludendo te, quelli che fino a questo momento non è che siano i più forti, ma certamente che ti hanno impressionato per rendimento, anche eventuali sorprese. Ok, adesso due domande finali. Volevo sapere, se è un giochino che facciamo un po' con tutti, volevo sapere a tuo parere quali saranno le tre squadre che andranno in Serie A e se appunto ci saranno i playoff, perché ora il campionato è più equilibrato, ma ricordiamo che se i punti di distanza saranno 10 tra la terza, tra la seconda e la terza, appunto non ci saranno neanche i playoff. Hanno più giocatori, molto più soluzioni, però ci sono altre squadre che non mollano, guardiamo anche il Varese, queste squadre qua che provano sempre a stare lì attaccati, quindi i playoff io spero che si facciano perché comunque è una bella cosa. Poi non dimentichiamo anche lo Spezia che anche se non va benissimo adesso c'è comunque una squadra di campioni. Ecco, invece questo magari è un discorso che non riguarda voi dell'Empoli, ma potrebbe riguardare a noi. Volevo sapere quali sono secondo te le tre squadre che in questo momento fanno più fatica e che rischiano magari il passaggio in Lega Pro. Adesso guardando la classifica ci sono sempre il Grosseto, il Vicenza e la Provercelli che sono i bassifondi della classifica, però come hai detto te prima la Serie B è lunghissima, quindi bastano 3 partite per uscire dall'inferno e anche per entrarci però, quindi è difficile dirlo adesso, magari tra un mese già le cose saranno più chiare, però adesso è difficile dirlo. Allora Vincent, grazie mille per l'intervista. Allora ti faccio l'in bocca al lupo per il tuo futuro e ci vediamo poi sabato alla partita.